in parte sono stato un po' sorpreso, perché comunque si sa, in generale Napoli sono molte cose che non funzionano bene, quindi uno resta sempre un po' sorpreso quando vede che ci sono veramente persone che ci tengono a fare quello che fanno e lo fanno veramente molto bene, quindi in parte rimani molto sorpreso. E infatti siamo stati molto contenti quando abbiamo ricevuto questo grande aiuto, perché comunque è un progetto di vita che vogliamo portare avanti, e avere un aiuto del genere è per noi importantissimo, è fondamentale. Il Comune aiuta i cittadini a fare impresa. Dal 1 febbraio è stato aperto uno sportello per assistere gratuitamente coloro che intendono partecipare al bando Resto al Sud, per il quale l'amministrazione si è accreditata come partner ufficiale di Invitalia, aiutando i proponenti nella stesura del progetto imprenditoriale. Un'opportunità per avviare una nuova impresa o consolidare quelle già avviate, per rafforzare il tessuto produttivo e imprenditoriale non solo napoletano, ma a servizio della comunità allargata, poiché il 60% dei 250 colloqui effettuati finora per i 50 progetti imprenditoriali seguiti riguarda ragazzi provenienti da altre città campane e anche da altre regioni. Basta rivolgersi al punto di informazione dedicato nel giorno di mercoledì, prenotando l'appuntamento via mail. Noi siamo trovati benissimo, cioè sono stati soprattutto molto disponibili, ci hanno chiarito ogni dubbio che avevamo, anzi ci hanno aiutato anche un po' a indirizzare il progetto, nel senso che noi avevamo varie idee generali, perché comunque poi uno va là un po' così e poi lì ti aiutano molto comunque a capire dove può andare il progetto e se il progetto può andare. Cosa abbiamo pensato come Comune di Napoli? Di mettere a disposizione le migliori risorse perché il progetto industriale di questi ragazzi possa realizzarsi. Perché non serve solo l'impegno a rimanere, occorre anche che quell'impegno abbia un successo e a quel successo noi come ente pubblico vogliamo contribuire. E anche gli anni prossimi si riuscirà a fare questa cosa. Io sono felice perché, come ha detto lui, non mi aspettavo tanta parte partecipazione dai nostri coetanei, ma poi una disponibilità così forte. No, guardi, per noi è l'inizio di un vero e proprio fronte di attività, nel senso che mettiamo a disposizione competenze professionali molto alte e oggi la misura con la quale abbiamo iniziato a lavorare è Io Resto al Sud. Man mano affiancheremo con altre misure, man mano affiancheremo comunque l'aiuto e la competenza a definire il progetto industriale per coloro che comunque si vogliono misurare, ci sia una misura finanziaria o non una misura finanziaria. Siamo di fronte ad un profilo strutturale della nuova attività dell'amministrazione comunale di Napoli.